Mister Cristian Tolo, allora quest'oggi per il tuo Cuneo una vittoria larga, un 5-0 contro il Grugliasco, Cuneo che rimane a punteggio pieno. Mister, una partita che dice un risultato netto contro un avversario che però nel primo tempo sicuramente qualche grattacapo ve l'ha dato. Che gara è stata? Esatto, buonasera. E il primo tempo devo dire che comunque abbiamo affrontato una squadra che era molto ordinata, faticavamo a trovare gli spazi giusti, abbiamo secondo me commesso l'errore di partire un po' con il freno a mano tirato. Abbiamo avuto un'occasione nei primi 5 minuti non sfruttata e poi ci siamo un po'... abbiamo tenuto questi ritmi bassi che non mi sono proprio piaciuti, se devo dire, per mezz'ora. Abbiamo faticato anche per merito loro, che secondo me erano una squadra organizzata e ben messa in campo. Poi per fortuna siamo riusciti a sbloccarla a 10 minuti dalla fine con quell'1-2 che ci ha permesso di andare negli spogliatoi avanti di 2. E nel secondo tempo avanti di 2 siamo riusciti a fare la nostra partita, quindi gestione della palla e cercare di imbucare, abbiamo trovato gli spazi giusti necessari per affondare il colpo. Quindi 3 punti buoni, 3 punti importanti. E dobbiamo pensare alla prossima adesso, senza montarci la testa, come dico ai ragazzi, perché tanto dobbiamo pensare ogni una partita alla volta e lavorare, perché siamo solo all'inizio, quindi c'è tanto da crescere. Sono contento del gruppo che ho a disposizione, che sono ragazzi che si sono messi a disposizione, sono tutti ragazzi umili, con la testa a posto, e quindi su questo sono molto orgoglioso di allenare un gruppo del genere. Siamo un gruppo giovane, quindi c'è da crescere, però siamo qui apposta, sono contento del gruppo che ho. Resto sulla partita per chiederti, più che altro per farti un'osservazione, nel senso che una partita vinta anche grazie a una qualità che il Cuneo oggi ha mostrato, no? Nei suoi interpreti, anche nei giocatori che poi sono entrati nel secondo tempo, quindi sotto questo punto di vista una rosa che ha dei valori importanti, almeno per quello che si è visto oggi in questo inizio di campionato. Sì, sono contento della rosa che ho a disposizione, soprattutto dei ragazzi che subentrano come oggi, che comunque ti fanno la differenza. In questa prima parte di stagione sto cercando di fare delle rotazioni, da rendere tutti protagonisti, da farli crescere tutti assieme, quindi sono contento di quando entrano che comunque danno il contributo, che siano 5, 10 o mezz'ora, è importante per il gruppo, quindi sono contento della rosa. La qualità c'è, però a volte non basta, perché la prima mezz'ora abbiamo visto che comunque tenendo dei ritmi bassi puoi anche avere la qualità, ma devi avere la fame di andartela a prendere la partita, quindi su questo è un aspetto che ci lavoro parecchio e quindi voglio che i ragazzi crescano sotto questo aspetto qua. Mister, è stato comunque per ora un grande inizio di stagione, la squadra insomma sta viaggiando velocemente ad alti ritmi. Ecco, sicuramente tanta roba da questo punto di vista, considerando che l'anno scorso avete fatto sì un bel campionato, però quest'anno in questo momento sembrate avere una marcia in più. Sì, abbiamo iniziato bene, dobbiamo continuare senza montarci la testa, perché sono passate solo 5 giornate e non abbiamo fatto niente. L'obiettivo è naturalmente farli crescere, sia come ragazzi a livello personale, sicuramente farli crescere, da farli arrivare nelle prime squadre pronti. Il nostro obiettivo della Juniors resta quello, quindi far crescere i ragazzi e farli arrivare in prima squadra più pronti possibili.